Ciao ragazzi, allora mi vedete sistemata come il video precedente, ma ho il pomeriggio libero e quindi diverse ore pomeridiane libere, quindi registrerò qualche video in sequenza così almeno mi porto avanti con il lavoro. Ho cambiato postazione, location, postazione così almeno abbiamo un background un po' differente. Questo è il video degli ultimi acquisti. Come sempre sono qui nella bustina, giù nell'info box trovate la lista completa dei prodotti che vi sto per mostrare e anche che non vi sto per mostrare, perché il primo acquisto di cui voglio parlare ma non vi posso mostrare la scatola è la spazzola elettrica, quella che ormai sta girando su tutti i canali, più o meno gliela inviano gratis a molte persone. Mia madre l'ha comprata di recente, sì, 2 giorni fa praticamente, soltanto che è partita per andare a Picerno, al paese di mia nonna, e se l'è portata perché ovviamente si doveva fare i capelli là, quindi se l'è portata via e non ve la posso mostrare. Giù vi lascio il link per farvi vedere l'immagine, se riesco ve la metto anche o in sovraimpressione o lo faccio scorrere ora durante il video, ora vediamo. Allora, io l'ho vista online più o meno a 45-50 euro. Mia mamma ha trovato un'occasione, credo che l'abbia pagata intorno alle 30, non ne sono sicurissima però. In ogni caso, appena la proverò e mi farò un'idea, ve la farò vedere in un video di recensione o sì, probabilmente in un video di recensione, non credo di come si usa perché è una spazzola, vabbè, poi vediamo. Gli altri prodotti che ho acquistato, come sempre, sono nella bustina. Mia cugina è stata al Napoli Comics o qualcosa del genere. Mi ha portato la bombolina di Sailor Moon perché sono una fan sfegatata di Sailor Moon, è stupenda. La vorrei mettere in macchina, ma ho paura che il sole me la rovini, quindi per ora la tengo sulla vanity. Così quando mi trucco e guardo Sailor Moon, poi è morbidissima, bellissima. Bella, 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 viva Sailor Moon. Poi ho comprato da tutto 99 centesimi questo borsello della seta blu in plastica, con un bellissimo rosa, con un bellissimo fiocco viola, stupendo. L'ho comprato perché mi si è rotto il borsello che utilizzavo prima di plastica, lo portavo in palestra, ci mettevo all'interno la spugna bagnata, i prodotti da bagno per non allagare la borsa. Quello mi si è rotto, lo devo buttare. Questo andrà a sostituzione, anche se ha avuto un bel prezzo, 3 euro. Quando mi ha detto 3 euro mi è uscita la lingua fuori, cioè, un borsello di plastica, di cui credo che il fiorellino, il fiocchettino qua fra un po' farà una brutta fine, non è gigantissimo. Io poi questi qua li utilizzo anche in estate, costumi bagnati, le creme solari, perché se si spaccano nella borsa fanno un macello, quindi vabbè. Ora c'ho questo, lo volevo più grande però era troppo carino, dovevo prendere questo. Sto facendo la fine di Michelinia, la storia prodotto sulle cose che acquisto mi devo giustificare. Poi online sul sito Groupon ho trovato l'offerta di queste ciglia finte made in Cina, c'è scritto grandissimo qua. Sono 10 paia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sì, sono 10 paia a poco più di 5 euro. Così a vederle sembrano abbastanza morbide. Vi lascio giù nell'info box il link diretto alla pagina di Groupon dove io le ho acquistate. Facendo una piccola premessa, non sempre si trovano
su Groupon l'offerta di queste ciglia, cioè vanno in periodicità, a volte le trovi, a volte no. Quindi se vi lascio il link, si apre, cioè il prodotto non c'è, non è colpa mia. Perché non so quando caricherò questo video se effettivamente il prodotto è presente online. Poi sono passata da OBS e ho comprato, scusate che altro, ho comprato le pinze della Essence, queste qua rosa con i pois bianchi, sono bellissime. Sono entrata perché veramente dovevo comprare mascara per le sopracciglia a mamma, poi ho visto le pinzette, ho fatto no, voglio le pinzette. Questa quanto l'ho pagata? Aspettate un attimo, 2,49 euro. Per ora ho quelle della Wycon, quindi per ora le conserverò, però erano troppo carine. Poi sono stata da Decathlon e ho comprato la pallina da pallavolo. Mi sto esaurendo, sto regredendo mentalmente. Non la potevo lasciare là, è proprio i disegni della pallina di pallavolo, ma è piccina, bellissima. Se la becca Melina gli va a fare una brutta forma, quindi non gliela facciamo vedere. Poi della L'Oréal Paris Attiva Hydra Fresh creme pelli normali o miste, crema gel super idratante, vitamine più minerali essenziali, idrata e rinfresca, idratazione lunga durata. Devo dire più niente? No, non devo dire più niente. Una crema al giorno 50 ml. E wow, ho già finito gli acquisti. Sai, questi video sono lunghissimi perché poi me li divento di mostrarvi, mi ritrovo sempre con 10.000 prodotti. Ok, il video degli acquisti finisce qua, spero che vi abbia tenuto un po' di compagnia, io vi mando un grosso bacio e vado a registrare il prossimo video, quindi alla prossima e ciao ragazze, in gamba!